C'è una nuova intervista a Elon Musk, fresca fresca, proprio di qualche giorno fa, che gli ha fatto Peter Diamandis durante un suo evento, durante l'Abundance Summit, nel quale hanno parlato di intelligenza artificiale, previsioni per il futuro, AGI, no? Provare a dare anche una data, eccetera, eccetera. E secondo me Elon Musk fa una serie di considerazioni super interessanti. L'intervista dura una mezz'oretta, non ce la guardiamo tutta, non vi preoccupate, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Io ho preso la prima parte, quella legata all'intelligenza artificiale, sono 5-6 minuti, la voglio guardare insieme a voi, commentarla, no? Ad alta voce, perché secondo me ci sono alcuni aspetti interessanti. Poi vi consiglio comunque di guardare tutta l'intervista, perché si parla anche di altre cose interessanti. Il link, come sempre, è qui sotto. Vado a mettere play, la guardiamo, la commentiamo. Ovviamente, prima di tuffarci nel vivo dell'intervista, mi raccomando, se volete supportare questo canale, visto tutta la roba che vi porto gratis qua sopra sull'intelligenza artificiale e non solo, potete farlo cliccando il pulsantino grazie, è una piccola donazione, mi offrite un caffè praticamente, oppure fate l'abbonamento, che è una donazione automatica che si fa tutti i mesi, e quello vi sblocca pure qualche funzione da in più su YouTube. Allora, andiamo a mettere play e vediamo un pochino cosa dice Elon Musk. On all that's going on, you know, the conversation yesterday, Elon, is one that you're well familiar with and have been talking to the world about, which is digital superintelligence humanity's greatest hope or its greatest fear? And I would love to have you sort of speak to that for a few minutes. Vabbè, quindi la domanda che gli fa in questo caso il presentatore, no? Peter Diamandis, è generica, dice, quindi questo arrivo di questa superintelligenza è la più grande minaccia per l'umanità o è la più grande speranza per l'umanità? Che ne pensi? No? Quindi molto aperta. È bello che è aperta, perché Elon Musk inizia a fare un po' di riflessioni, di previsioni. I mean, it's called the singularity for a reason. As you know, the Singularity Institute and whatnot. So when you have a, you know, sort of the advent of superintelligence, it is actually very difficult to predict what will happen next. So I think there's, you know, there's some chance. Ovviamente, diciamo, lui fa una premessa che è sacrosanta, secondo me, che fanno un po' tutti quanti gli esperti di fronte a questa cosa, ed è: guarda, sta roba si chiama singolarità per un motivo, con l'avvento di tecnologie così potenti, così dirompenti, ma anche così veloci, è difficilissimo fare previsioni. Poi dopo le farà, perché dopo dà anche delle date precise, cioè provate ad una data per le GI, una data per le ASI, eccetera, eccetera. Però questa è una riflessione che dobbiamo fare spesso, no? A me mi capita di fare consulenza nelle aziende e ovviamente mi chiede: ma secondo te fino a quando esisteranno i programmatori? E rispondo: ma che cazzo ne so? Cioè, non lo sai Elon Musk? Lo volete sapere da me, che sono un tizio che fa i video su YouTube. Però, diciamo, sono le premesse importanti. That it will end humanity. I think that's, you know, like... There is some chance that it will end humanity. Quindi c'è una possibilità che distruggerà l'umanità. Così, buttata lì in un passaggio. I said I would probably agree with Jeff Hinton that it's about... Jeff Hinton è uno dei massimi esperti di intelligenza artificiale al mondo. Qualcuno lo chiama il padrino dell'intelligenza artificiale, qualcun altro si incazza quando dicono che lui è il padrino dell'intelligenza artificiale, però diciamo è una persona che ne sa di intelligenza artificiale. E lui ha fatto parecchie previsioni su questa roba. I don't know, 10% or 20% or something like that. Questa percentuale è una percentuale che sentite ripetere molto spesso, no? È il famoso 10-25%, di solito dicono 10-25%. Ultimamente l'ha ribadito in un'intervista pure il CEO di Anthropic, quando gli hanno chiesto: ma quant'è la probabilità che l'intelligenza artificiale va a finire proprio tutta a puttane e stermina il mondo? E lui ha detto: no, boh, secondo me è intorno a un 10-25%. Che ovviamente è tantissimo, cioè non è che lo sto sottovalutando, 10-25% che va tutto male è tantissimo, però siccome sono un ottimista per natura, con tutti i bias di questo mondo, perché tutti quanti ce l'abbiamo, io in primis, mi voglio concentrare su quell'altra percentuale, no? Su quel 75-90% del fatto che invece cambierà il mondo per sempre, migliorandolo. And then I think the probable positive scenario outweighs the negative scenario. It's just that there's a... It's difficult to predict exactly. Anche qua lui dice le probabilità che lo scenario positivo, diciamo, vinca sullo scenario negativo sono maggiori, ma è difficile da predire questa cosa. Questa è, diciamo, è
cioè, raga, su sta roba questa qua, sono, come dire, opinioni personali, scuole di pensiero, no? Oserei dire. Scuole di pensiero che portano dietro un bagaglio, ovviamente, di bias inevitabili. Cioè, quando ne parliamo, pure nei commenti, a volte leggo alcuni commenti vostri veramente molto accesi, molto incazzati rispetto a questa mia visione ottimista, ma non c'è sta niente da fa, cioè, io sono ottimista in generale nella vita, eppure su sta roba delle AI sono ottimista, che non significa avere il prosciutto davanti agli occhi e non vedere i lati negativi, i rischi e i pericoli ci sono, altrimenti non farei i video che faccio qua sopra parlando pure di quello. Però, in generale, penso che si va verso la più grande rivoluzione del genere umano, che potrebbe cambiare il mondo per sempre, in positivo. E guardate che gli esperti sono spaccati su questa roba. Come dire, io cerco di mantenere, limitare i miei bias il più possibile leggendo i libri di chi dice che sarà tutto rose e fiori, come Peter Diamandis, che lui ha scritto un libro che si chiama proprio Abundance, e anche i libri di chi dice, oh, sta roba è pericolosa, sta andando tutto a puttane, dobbiamo tenerla sotto controllo perché il rischio estinzione è dietro l'angolo. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, no? Se vogliamo provare a contrastare questi bias. Poi si finisce per avere, come dire, il litigio da stadio o da politica, no? O da religione o da quello che volete voi. Cioè, sono argomenti divisivi. Ma voi siete amici pure con amici vostri che votano diversamente da voi e che tifano squadre diversamente da voi e che hanno un credo diverso dal vostro, no? E probabilmente pure su questa cosa possiamo continuare ad avere buoni rapporti, anche se siete tra gli ottimisti e io sono tra i pessimisti, o viceversa, sono tra i pessimisti e voi siete tra gli ottimisti, no? Sono scuole di pensiero, nessuno di noi ha ragione. Semplicemente proviamo a immaginare come sarà il futuro su una cosa sulla quale nessuno riesce a fare delle previsioni. But I think we are headed for, you know, as I think is the title of your book, Abundance, is the most likely outcome. Qua ovviamente cita pure il suo libro, no? Abundance. Vi lascio il link qua sotto se vi può interessare, dove dice, per me è il most likely outcome, quindi è il risultato più probabile, quello di un mondo di abbondanza. So, yeah, a lot of celebration on that, and... And I think one of the things... La gente in sala è contenta, cioè è contenta che Elon Musk sia su sta roba di... No, Labo, ma non ti preoccupare, cioè comunque lo scenario più probabile è quello dell'abbondanza, no? Tipo, oh mio Dio. That you've said is we're going to get to abundance on the backside of AGI, on the backside of humanoid robots. Yeah. You know, I think hopefully we can have an outcome that is perhaps similar to... the Ian Banks culture books, which is I think probably the best envisioning. Oh, parentesi, io già sto credendo quanto mi ha fatto ridere sta cosa del pollice. Se pure a voi vi capita quando fate le video call con vostra nonna, con vostro figlio, con i vostri amici, che partono ste emoji, no? Se per sbaglio vedete lui mo c'ha il dito così, quando l'ho visto ho fatto, ah ok, allora succede pure Elon Musk sta cosa, non sono l'unico coglione che quando sta in call escono tutti questi spollicciate. Parentesi così divertente, torniamo alle cose serie. Of a semi-utopian AI future, and I think the best we can do is—it's definitely going to happen. So, and it's happening fast. So that I think that really we just want to try to steer it in as positive a direction as possible. Questo è uno dei passaggi più importanti. Più importanti sulla parte dell'intelligenza artificiale, è una cosa che non capiscono molte persone, questo comunque sta succedendo, no? Non è che uno può fermare il progresso, rallentare, tirare il freno a mano dell'innovazione, della ricerca e così via. Questo è un dettaglio che sfugge, non lo diamo per scontato, ma la cosa interessante che dice lui, quindi comunque stiamo andando in quella direzione. Io sono ottimista sul fatto che sarà un mondo migliore, di abbondanza. Quello che possiamo fare noi, nostra responsabilità, è capire in che modo direzionare bene questa tecnologia. Cioè, nel senso, ok, sì, non possiamo fermarla, però possiamo decidere in che direzione deve andare, no? E questo è un aspetto importante. Quindi continuiamo a lavorarci, a fare ricerca, a svilupparla, ma facciamolo dandogli, come dire, un po' dei paletti, delle indicazioni, dei valori. Questo è il problema dell'allineamento, no? Che c'è un libro bellissimo pure che ho citato spesso di Alignment Problem qua sopra. To try to do whatever we can to increase the probability of a great future. For this, I think the way in which dice ovviamente, no? Quindi
per aumentare le probabilità che questo sia un futuro migliore, la parte sulla quale noi possiamo operativamente, concretamente fare qualcosa è dare una direzione alle AI. Sort of an AI or AGI is created is very important. You kind of do kind of like grow an AGI. It's almost like raising a kid, but that's like a super genius, like godlike intelligence kid. Qua dice, se ci pensate, dice lui, l'intelligenza artificiale è un qualcosa che tu ti cresci, ti coltivi, no? Ecco perché c'è una responsabilità. E fa un parallelismo dicendo è un po' come quando metti al mondo un figlio e poi gli dai degli insegnamenti, solo che questo figlio è il figlio più intelligente dell'universo, no? Che però tu gli insegni delle cose, lo fai crescere. And it matters kind of like how you raise the kid, you know? One of the things I think that's incredibly important for AI safety is to have a maximum sort of truth-seeking and curious AI. Qua ovviamente porta l'acqua al suo mulino, no? Dice, per me la cosa più importante è che l'AI deve avere curiosità e la ricerca della verità. Infatti poco dopo cita quello che sta facendo lui con Grok e con XAI. Anche su quello sono scuole di pensiero, non vi ingazzate con me perché non sono convinto che quella sia la direzione giusta. Ci sono scuole di pensiero da un lato e dall'altro, e lui ovviamente crede in quello che fa, è giusto che lo faccia così, e lui dice, per me la cosa importante è che l'AI debba essere 100% sempre veritiera. So I've thought a lot about AI safety, and my ultimate conclusion is that the best way to achieve AI safety is to just grow the AI in terms of the foundation model and the fine tuning to be really truthful. Like don't force it to lie. Non forzarla a mentire, no? Lui dice, per me una caratteristica fondamentale delle AI per far sì che tutto vada nel migliore dei modi è che dica sempre esattamente la verità. Indipendentemente se ci piaccia o meno questa verità, deve sempre assolutamente dire questa verità. Possiamo essere d'accordo, non essere d'accordo, questa è la visione di Elon Musk per avere un futuro nel quale le AI non è uno strumento pericoloso, ma è qualcosa che ci porta all'abbondanza. Even if the truth is unpleasant, it's very important, don't make the AI lie. In fact, the sort of one of the, well, really the core plot premise of 2001 A Space Odyssey was... Ah, qua è bello perché fa il paragone di 2001 Odissea nello spazio, di come... non so quanto spoilerare, spero che l'abbiate visto tutti quanti, ho messo muto apposta, però di come, diciamo, il problema che le AI è costretta a mentire diventa un problema grosso in quel film, mettiamola così. To kill the crew and take their bodies to the monolith. Fuck. And lo spoiler, so the lesson there being don't force an AI to lie or do things that are axiomatically incompatible, like to do two things that are actually mutually impossible. That's what we're trying to do with XAI and Grok, is to say, like, look, we want to just have a maximally truthful AI. Even if what it says is not politically correct. E qua confermiamo quello che dicevo prima. Lui dice, guarda, quello è quello che facciamo noi con Grok e con XAI. Noi crediamo che la strada giusta è quella. Cioè l'AI deve dire sempre la verità, anche quando questa verità è scomoda. You wanted to focus on being as accurate as possible. You're getting a round of applause from the audience on those comments. Applausi della sala sul concetto di verità assoluta. I had Ray Kurzweil and Jeffrey Hinton on stage with me yesterday. Jeffrey Hinton, altra testa così dell'intelligenza artificiale, tutta gente che vi consiglio di seguire, cioè gente che lavora nelle AI da prima che le AI fosse cool. Well, is Mogadot and then Eric Schmidt and a number of individuals, and I saw your tweet about Ray was generally correct ahead of many people, but we're likely to have, call AGI what you will, have AGI next year, and then by 2029 having AI equally intelligent to the entire human race. Qua il presentatore fa riferimento a un tweet di Elon Musk che citava un'altra persona. Quell'altra persona diceva avremo le AGI entro il 2025, l'anno prossimo è 2025, e l'ASI probabilmente entro il 2029. Elon Musk era d'accordo con questa affermazione, con questa linea temporale. Mo gli chiede di dire di più. Speak to that speed, because that is insane. Yeah,
So, I mean, I have to give credit to Ray Kurzweil in being actually remarkably accurate in his predictions. So, in fact, if anything, like, I think he was perhaps a bit conservative. Ci ha detto quelle previsioni sono anche conservative. 2025 AGI, 2029 ASI. Raga, queste sono previsioni che ovviamente vanno prese con le pinze. Questo l'abbiamo detto, lo ripeto. Però i più grandi esperti di AI, anche gente che ci lavora da una vita su queste cose, tutti quanti hanno accorciato le loro timeline. Cioè tutta gente che diceva sì, sta roba se ne parla dopo 2050, forse vediamo qualcosa alla fine del secolo. E in due anni di roba che abbiamo visto in giro, tutti quanti hanno accorciato queste timeline e molti dicono vabbè, entro la fine di questo decennio, no? Qualcuno dice massimo il prossimo decennio. Quindi io le prendo con le pinze, però è chiaro che due ragionamenti, due domande me le faccio, cioè questa è gente che ne sa molto più di me e mi dice e mi inizia a dire forse l'anno prossimo, e io dico ok, siamo pronti per l'anno prossimo, siamo sicuri di essere pronti, la butto lì. In his predictions. So if you un'altra volta sto cazzo di pollice. Look at the amount of AI compute and the talent, the sort of human talent that is going into AI and the amount of compute that's going into AI, it's, you know, at this point it appears to be increasing by a factor of 10, the AI Questo è un aspetto fondamentale, no? Ed ecco un altro dei motivi per i quali tantissimi stanno accorciando le loro, avvicinando le loro previsioni, no? Lui dice qua c'è una questione di potenza di calcolo, no? Proprio di capacità hardware che sta crescendo con un fattore 10 ed è una roba che, come dire, è senza precedenti, che probabilmente non si aspettava nessuno. Ecco perché stiamo facendo una velocità, un'impennata incredibile, quasi in maniera esponenziale, ed ecco perché tutti quanti iniziano a dire forse è molto più vicino di quello che pensavamo. Compute, the dedicated AI compute, appears to be growing by a factor of 10 every 6 months. You know, like, so it's like basically close to, I'd say almost like a 100x improvement per year, at least for the next few years. Sembra un incremento di 100 per all'anno. Da quello che vediamo dei numeri. And AI compute coming online. And it seems like probably a lot of the data centers, maybe most of the data centers that currently do kind of conventional compute will transition to AI compute. So it's certainly a good time to be Nvidia, obviously. Questo è bellissimo. È il momento migliore per essere Nvidia. Oh, tra l'altro in tutto questo, raga. Cioè, cazzo, vogliamo fare i complimenti a Nvidia per quello che sta facendo. Veramente un tempismo, una visione e anche una reattività al mercato da paura. Veramente, chapeau agli amici di Nvidia. Se stanno guardando questo video e vogliono sponsorizzarmi qualcosa in futuro, io sono a disposizione. It's like, you know, and you gotta also give credit to Jensen and the Nvidia team for kind of seeing this coming and making what at least currently is the best AI hardware out there. So vabbè, qua ha detto fanno il migliore hardware per l'AI Nvidia, quindi chapeau, grande lavoro. And it's sort of Moore's Law on steroids next level. It you know, in terms of how much computers coming online, then you're just going to have acceleration that is unprecedented. In fact, I've never seen any technology grow as fast as AI. And I've seen a lot, you know, I've seen things fast, but I've never seen anything this fast. E qua Elon Musk dice, se posso dire la mia, non ho mai visto nessuna tecnologia crescere così velocemente come sta crescendo l'intelligenza artificiale, e io due cosine le ho viste, che è una cosa che mi ritrovo a dire spesso io. Ovviamente c'ho un centesimo dell'esperienza di Elon Musk, però so 20 anni che faccio sto lavoro, non ho mai visto un trend andare veramente così veloce come quello dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni, e questa roba è veramente wow, veramente veramente wow. But you know, like I said, I think the most likely outcome is a positive one. You know, I think in that positive scenario, there's still challenges of like, well, how do we as humans still have relevance? Qua interessante come cosa che dice anche in questo scenario
positivo, no? Ottimista che stiamo immaginando, abbiamo comunque dei grandi quesiti, e cioè noi esseri umani, per esempio, come rimaniamo rilevanti? Quindi tutto il tema del lavoro, no? Dello scopo nella vita, potremmo dire. You know, how do we find purpose? I mean, I think that's sort of a high class problem to say, like, well, the computers are so good at doing everything, and like, so I thought your book was pretty accurate in terms of the future being one of abundance, where essentially goods and services will be available in such quantity that really they'll be available to everyone. Like, basically, questo, diciamo, è uno degli scenari più discussi, più ipotizzati, no? E lui sta dicendo un po' come dici tu nel tuo libro, citando di nuovo Abundance, dice probabilmente riusciremo a ridurre i costi dei beni e dei servizi talmente di tanto, grazie a robotica, AI, eccetera, eccetera, che saranno disponibili per tutti quanti. Anche qua sono ipotesi che stiamo facendo, no? Si parla di post-labor society, quindi di una società dove il lavoro non esiste più, oppure non è più al centro delle nostre vite. Si inizia a parlare di UBI, quindi Universal Basic Income, e quindi pensare al ruolo dei soldi in maniera diversa, al lavoro, no, come scelta e non come condizione necessaria, e così via. Sono ipotesi, sono cose delle quali si discute da anni in maniera teorica, adesso, come dire, ci si avvicina sempre di più, quindi in maniera sempre più concreta. Non lo sappiamo, però, no, molte menti si stanno spremendo le meningi su queste cose qua. If you want something, you can just have it, essentially. Because if you've got AI and robotics, the cost of goods and services is almost nothing. If you think of, like, what is an economy? An economy is basically number of people times average productivity per person. At the point at which you have, say, advanced robotics, and this, you know, this Tesla's developing Optimus. We have our cars, which are really robots on four wheels, and with the latest version of full self driving, which is AI end to end, Photon. Qui sta parlando anche della robotica, no? Dice anche il lavoro che stiamo facendo noi con Tesla, con le macchine di Tesla, che sono tutti gli effetti dei robot su quattro ruote, quello che stiamo facendo con Optimus, eccetera, eccetera. Stiamo andando nella direzione di creare delle cose che poi possono fare molto al posto nostro. And controls out. It really is, it's really fully AI at this point. It looks like a car, but it's really a robot on wheels. And then you add the humanoid robots in there. There's really no limit to what the economic output, no meaningful limit to what the economic output would be. So, you know, looking at... Questo ovviamente è lo scenario migliore, no? Dice, se tutto funziona, se tutto si incastra bene, potenzialmente non ci sono limiti alla crescita economica, a quello che possiamo immaginare come futuro. On the bright side, we are headed for a future of abundance. I think that's the most likely outcome. And I think the only scarcity that exists will be scarcity that we just decide to create artificially. Like, let's say... We just decide that there's a unique work of art or something. E qua lui ovviamente fa una riflessione sulla scarsità. Dice, in questo scenario ottimista, no? Ipotetico che stiamo descrivendo, c'è un'abbondanza di beni e servizi. L'unica scarsità che avremo è la scarsità creata volutamente, manualmente da noi. Quindi fa l'esempio dell'arte classico. Dice, io dipingo sto quadro, ce n'è una sola copia di questo quadro, ma perché è voluto che sia così, no? Quindi c'è scarsità intorno a quel prodotto. Per il resto invece ci sarà abbondanza. Okay, well, it's just artificial scarcity. But any kind of goods and services, I think, will be extremely abundant. Everybody, I want to take a short break from our episode to talk about a company that's very important to me. Vabbè, qua c'è lo sponsor, lo saltiamo a pie pari. Aiuto, pure i canali grossi c'hanno gli sponsor, vedete? Andiamo avanti. Peering into the future. Faccio giusto qualche altro minutino, è quasi finita la parte sull'intelligenza artificiale, poi si passa ad altro e mi fermo. Sure, by actually creating the future... I'm curious, how far out do you think you're able to see? How many years out beyond? E qua è dove gli chiede di fare proprio una previsione. Elon Musk dà un po' di date. Today, given the speed of change. Qua non si è bloccato il video, eh? È Elon Musk che ci sta pensando prima di rispondere.
Tra l'altro, guarda qua, sta col telefono al 30%, mannaggia. Metti sotto carico mentre fai l'intervista. Se ti muore il telefono mentre stai facendo intervista, avrai l'ansia a fare intervista così. Well, when things are changing rapidly, the ability to predict the future, I think, is becomes a lot harder because of the rate of change is so. Se quello dicevamo prima, no, più si va ad una velocità incredibile, più il cambiamento è così costante, più diventa impossibile fare previsioni. Great. But I think some things are fairly obvious to predict, which is that we'll have AI or AGI that's at a level that it can really do almost any cognitive, I think really not almost, really any cognitive task. It's just a question of when. One could debate, is it... Qua dice, è difficile fare previsioni, ma una è facile da fare, questa è ovvia. A un certo punto avremo un'intelligenza artificiale, diciamo, intelligente quanto gli esseri umani, no? Quindi che raggiunge il livello degli esseri umani, chiamiamole GI, chiamiamola come volete, dici è solo questione di quando succede questa cosa, ma succede. You know, smarter than any human at the end of next year, or is it 2 years or 3 years, but it's not more than 5 years, that's for sure. Qua dice, possiamo ragionare sugli anni, ma sicure è meno di 5 anni. Fine del decennio, mettiamola così. Give predictions. I'm sort of saying giving predictions at the 50th percentile of probability. Quindi dice, la previsione ve la faccio, ma non la faccio sicura al 100%, diciamo con un 50%, no? Di accuratezza. So not like it will definitely happen, but if you say what, if you ask me like what's the 50th percentile, where it's like your kind of over under is kind of even. That's where I think it's probably end of next year before. End of next year. 2025, raga. Ovviamente ha detto non con sicurezza, certezza matematica assoluta 100%, ma con un buon 50% mi sbilancio e vi dico che abbiamo le AGI per la fine del 2025. AI can do better than any individual human can do. But it's a much higher bar to say, well, is it smart than human intelligence collectively? But if the rate of change continues, adesso qua invece parla di ASI, no? Quindi dice invece arrivare a un livello di intelligenza artificiale che è più forte di tutti gli esseri umani messi insieme. That's why I think probably 2029 or maybe 2030 is 2029. Probabilmente 2030, quindi diciamo un 4-5 anni fino a del decennio. Non so, io ho due ragionamenti, due domande. Se siamo pronti a questa cosa, me le farei. Tra l'altro, Ayu, ma quanto mi manca Elon Musk che parla di tecnologia invece di fare il troll su Twitter, mannaggia a lui, mannaggia. Che le dai una capa tanto Elon Musk quando vuole. Is where digital intelligence will probably exceed all human intelligence combined. I think it's always helpful to look at these like fundamental ratios, sort of physics first principles approach to looking at things, probabilistic. Yeah. So it's probabilistic. So, if you look at the ratio of digital to biological compute, so. Qua fa un parallelismo, dice, per capire questa cosa, vediamo come sta crescendo, no? La potenza computazionale biologica, quella degli esseri umani, dei nostri cervelli, e quella digitale, no? E quella digitale cresce a una velocità senza precedenti. To what is the digital compute? Quello che stavo dicendo. And the rate at which this is growing is just boggles the mind. Cresce a una velocità fuori di testa, mai successo prima. That's why I think it's... You know, I think 2029 or 2030 or thereabouts is a reasonable time frame for where you'd expect the cumulative digital compute to probably exceed the cumulative biological compute of higher level brain functions. Quindi c'è, io mi aspetto 2029-2030 che tutta la digital compute, potenza computazionale digitale, va, passatemi questa traduzione così dell'approccio, superi quella invece degli esseri umani, quindi delle nostre menti combinate tutte insieme. And then from then forever, yeah, and still in dispatching and
diverging forever from there. Yeah. E qua dice, e da lì dice il, diciamo, Peter, il presentatore, l'intervistatore, da lì in avanti poi per sempre, no? Cioè nel senso che una volta che queste due curve vanno a due velocità, questa si impenna e ci hanno staccato per sempre. Bene, allora io mi fermo qua, l'intervista dura, non siamo manco a metà, vi consiglio di vederla tutta perché dopo si parla pure di Neuralink, si parla pure di viaggio nello spazio, di diventare specie interplanetario, quindi ci stanno un bel po' di cose interessanti, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E questa è una previsione da prendere con le pinze? Certo, ma due domande facciamocele, perché c'è una parte sulla quale noi ovviamente possiamo essere... possiamo fare qualcosa ed è quello di rimanere sul pezzo, studiare, informarci, capire cosa sta succedendo intorno a noi, non mettere la testa sotto la sabbia rispetto a questi cambiamenti, veramente epocali e dirompenti. Poi si sbaglierà di qualche anno, non succede mo, succede 2040, succede 2050, a un certo punto comunque questa cosa succede. Tra l'altro, se cercate un posticino nel quale studiare questi temi e anche confrontarvi con altre persone, come ho detto prima, vi aspetto in IA360.academy, vi lascio il link qui sotto, no? Dove potete studiare l'intelligenza artificiale con me e con i migliori esperti d'Italia. Se vi è piaciuta questa intervista, questo commento, diciamo, questa analisi di questa intervista, di questo pezzettino di intervista, vi consiglio di vedervi pure quella che ho fatto a Sam Altman qualche giorno fa, il CEO di OpenAI, perché pure là si parla di AGI e di tante cose interessanti. Se non l'avete visto, cliccate adesso immediatamente il video che vi metto a schermo, vai, lo metto. Cliccate e andate a vedere pure quella.